amici, oggi siamo qui per parlare degli highlights di Instagram e di come realizzarli con una piccola app che può essere a pagamento ma che ha anche una versione gratis. Andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Innanzitutto capiamo che cosa sono le stories in evidenza di Instagram. Si tratta di queste piccole icone che noi vediamo sul nostro profilo e che possono riportarci a delle sezioni di interesse, come possono essere i nostri prodotti se vendiamo dei prodotti, o i nostri viaggi o le nostre fotografie se facciamo attività di altro tipo. Ma come si realizzano? Beh, come si realizza una storia in evidenza è molto semplice, perché nel momento in cui avete postato una story sapete benissimo che avete il cuoricino in basso a destra che potete cliccare per metterla in evidenza, oppure avete il bottone crea nuova storia in evidenza da cui semplicemente create una nuova sezione. Qual è il punto però? Non tutti sanno che questi highlights sono personalizzabili mettendo un'icona che rimanga in evidenza, che sia visibile sul nostro profilo ma che sia invisibile agli utenti, e non tutti sanno che queste stories possono essere personalizzabili, nel senso che si può andare a creare dei contenuti apposta che siano più belli rispetto alle stories che facciamo tutti i giorni. Vediamo come si fa. Per utilizzare correttamente quest'app, la prima cosa da fare è avere una buona banca di immagini da poter utilizzare per creare queste stories in evidenza. Nell'esempio che vi faccio vedere, io ho già scaricato una serie di immagini di questo cliente in particolare, quindi vediamo che abbiamo una serie di immagini che abbiamo scaricato direttamente dal sito del cliente. Andiamo a trasferire tutte queste immagini dal computer. Io le ho scaricate sul computer, ma solo perché mi veniva più rapido farlo. Se le volete scaricare dal cellulare direttamente è la stessa cosa. L'importante è avere a disposizione queste immagini. Nel momento in cui abbiamo queste immagini sul computer, io vado a trasferirle sul mio cellulare, nel mio caso uso AirDrop, ma potete usare qualunque mezzo riteniate idoneo. Andiamo a trasferire le immagini sul cellulare, a questo punto vediamo che abbiamo tutte le immagini che ci servono dentro nel rullino fotografico del nostro telefonino. A questo punto siamo pronti per andare a utilizzare l'app che si chiama InStories, che potete scaricare gratuitamente. Come vi accennavo, l'app dispone di una parte gratuita e di una parte a pagamento, che è in abbonamento, il cui costo purtroppo è incredibilmente variabile, perché ogni tanto ci sono le offerte, ogni tanto costa una sassata. Comunque quello che vi faccio vedere io oggi è solamente con la parte gratuita. C'è una parte dedicata ai template gratuiti che si possono usare da subito senza pagare niente, con export illimitati. Ci sono delle cose bellissime che invece ricadono sotto l'abbonamento a pagamento, ma che io tanto oggi non vi faccio vedere. Andiamo a selezionare un template che io ho già creato per questo cliente. In questi template la cosa bella è che ci si può salvare delle impostazioni, come per esempio ci si può salvare delle gabbie di testo, quindi per avere il testo sempre nelle stesse posizioni e per avere il testo sempre uguale, quindi sempre con lo stesso font, sempre con le stesse dimensioni. In questo caso di questo cliente stiamo usando Open Sans, un font di Google molto comune che trovate su 100 miliardi di siti, quindi nulla di particolare. È disponibile su quest'app gratuitamente insieme a Montserrat e tanti altri font molto utilizzati, molto comuni, che vedete dappertutto anche se non ci fate caso. Ora, andiamo a utilizzare questo template e come vedete è vuoto, per cui quello che faccio è che vado a cliccare sull'immagine di sfondo vuota, mi viene chiesto di inserire delle immagini che andranno a essere il nostro sfondo, che sarà uno sfondo variabile. Abbiamo a disposizione tre sfondi variabili che si alterneranno durante la nostra story con il testo sotto. Ora io ne metto tre a caso, giusto per farvi vedere. Come vedete non si legge benissimo, è anche importante scegliere le immagini in maniera tale che il testo che abbiamo posizionato sopra sia leggibile nella maniera migliore possibile. Per fortuna abbiamo a disposizione veramente tante immagini, quindi possiamo scegliere e troviamo sicuramente qualcosa che faccia al caso nostro. Ora, questa era la prima story che noi andiamo a mettere dentro nel nostro highlight, che in questo caso è su un prodotto in particolare. Vanno a seguire delle stories di altro tipo che andiamo a realizzare sempre con la stessa app, sempre con la stessa banca di immagini che abbiamo già scaricato, ma con un template diverso, che è questo qua. Andiamo quindi, come vedete anche qui le immagini non ci sono, andiamo a cliccare per poter inserire le immagini nuove che abbiamo appena scaricato, e questa volta andiamo in ordine perché le facciamo tutte con questo template, sono a gruppi di tre, e noi quello che facciamo è che le selezioniamo a tre, andiamo a esportare la nostra story che sarà pronta all'uso, pronta per essere postata. Una volta che ne abbiamo esportata una, quello che andiamo a fare è abbiamo già selezionato il template che abbiamo appena esportato, andiamo a selezionare le tre immagini, le cancelliamo, andiamo a selezionare le tre immagini successive dal nostro rullino fotografico e andiamo a esportare nuovamente, ripetiamo il procedimento finché non abbiamo terminato le immagini. In questo modo abbiamo creato una serie di highlights da poter mettere nella nostra storia in evidenza,
tutte coordinate, tutte fatte con lo stesso template, tutte in stile, perché le foto vengono tutte dal sito del nostro cliente, sono contenuti puliti e molto pratici, sono facili e veloci da caricare, come potete vedere, perché si fa tutto con applicazioni gratis, non c'è niente da comprare, niente da pagare, e tutto quello che vi serve ve l'ho già fatto vedere io, non c'è bisogno di competenze particolari. Ovviamente qui stiamo cascando sul morbido, perché questo cliente ha delle immagini belle, ovviamente l'ho scelto apposta, perché per fare il video, per farvelo vedere, ho scelto un cliente con immagini che non mi creassero problemi. Se le immagini sono belle, queste app funzionano bene, perché nel momento in cui ho le immagini tutte belle, tutte uguali, tutte pulite, in questo caso non sono nemmeno foto, sono dei render, quindi più facile ancora. Se è tutto preciso, perfetto, pulito, ovviamente le stories vengono bene. Potete avere dei problemi nel momento in cui andate a lavorare con una serie di foto fatte col telefonino, fatte male, con la luce sbagliata, piene di grana, di rumore, allora non viene bene. Però lì il problema è alla base, il problema è che bisogna lavorare con immagini buone, ovviamente. Se lavoriamo con immagini buone, queste app gratuite funzionano benissimo. Attenzione, piccolo bonus, se le immagini sono scattate male col telefonino potete usare anche il software più costoso e viene male comunque. Quindi quello che vi sto dicendo vale per tutto, se avete delle buone immagini viene bene, se non avete delle buone immagini è veramente necessaria una riflessione, nel senso, se non ho delle buone immagini ma è veramente il caso che metto in evidenza delle cose che fanno schifo? Io ci penserei, piuttosto lavoriamo sul fare delle immagini buone, è molto meglio non mettere niente in evidenza se deve fare schifo, piuttosto lavoriamo su avere pochi contenuti ma buoni, piuttosto che mettere fuori un sacco di roba che faccia schifo. Come facciamo a renderci conto se i nostri contenuti fanno schifo? Ragazzi, è facilissimo, guardate il vostro diretto competitor, se il vostro materiale è terribilmente inferiore al suo, fate più bella figura a non postare niente. Parliamo un attimino delle icone della storia in evidenza, perché come possiamo vedere la storia in evidenza può avere una copertina, una sorta di icona che la rappresenta e che è visibile sul nostro profilo. Ora, realizzare quest'icona è abbastanza semplice, qui non vi sto a far vedere software gratuiti perché io utilizzo Photoshop e Illustrator, quindi non sono gratuiti. Sono dei software comunque professionali con cui si realizzano delle icone o delle copertine fatte bene a regola d'arte in maniera tale che la nostra icona sia perfettamente centrata. In questo modo io, quando vado a inserirla, è perfettamente centrata ai centri orizzontali e verticali e quindi la mia icona risulta perfettamente al centro del cerchio delle stories in evidenza. C'è un piccolo trucco per fare questa cosa, questo non tutti lo sanno ed è molto interessante. Io stesso l'ho imparato da altri, non me lo sono inventato. Fondamentalmente, quando noi andiamo a caricare una story, che cosa succede? La story rimane salvata nel nostro storico che si chiama archivio. Nel momento in cui noi andiamo a selezionare una story e la mettiamo in evidenza, abbiamo il nostro bollino delle stories in evidenza con l'icona della prima storia che abbiamo messo, che è centrato. A questo punto possiamo fare un sacco di cose, possiamo aggiungere delle storie a questo tondo della nostra storia in evidenza, quindi possiamo creare delle altre stories e metterle in evidenza all'interno di questo contenitore, possiamo modificare questo contenitore e cambiare l'icona della storia in evidenza, quindi possiamo selezionare da quelle altre che abbiamo messo all'interno, possiamo scegliere un'altra cover. Ora, che cosa succede però? Nel momento in cui noi andiamo a modificare una story che abbiamo già fatto, Instagram ci chiede di posizionare manualmente la nostra cover, quindi ne consegue che se noi abbiamo lavorato nel modo giusto e abbiamo allineato tutto bene, abbiamo fatto un'icona perfetta a regola d'arte, se la posizioniamo per seconda, dobbiamo stare lì a metterla a mano con le dita, tirando e ingrandendo, viene male, perché non sarà mai perfetta se la facciamo con le dita sul cellulare, non è professionale così, è raffazzonato. Quindi come si fa? È semplicissimo, ragazzi, bisogna che quando fate l'icona della storia in evidenza la caricate per prima e la mettete in evidenza per prima, perché quando fate una storia e la mettete in evidenza, cioè fate una storia e dite crea nuova storia in evidenza a partire da questa storia che ho creato, ve la mette automaticamente centrata. Quindi la cosa da fare è metterla per una questione di ordine, perché gli altri utenti non devono vedere la cover all'interno delle stories in evidenza, ma voi che l'avete creata e siete amministratori dell'account la vedete. Quindi per una questione di ordine, per non vederle tutte in disordine con tre foto e poi la cover, la mettete per prima, fate subito, la mettete per prima e poi andate a riempire con i contenuti che mettete successivamente. Questo è il primo trucchetto. Secondo trucchetto,
Come si fa a fare in modo che la cover della story sia visibile sul profilo ma sia invisibile per gli utenti? Mi spiego meglio, se io creo la mia icona e la carico come una story normale, viene salvata nel mio archivio, ok, fin qui ci siamo tutti. Creo una storia in evidenza, metto questa cover che ho creato come prima e quindi viene allineata correttamente ed è lì, è perfetta, è giustissima, bellissima, fantastica. Qual è il problema? Gli utenti aprono le mie storie in evidenza dal mio profilo e la prima cosa che vedono è la cover. Questo potenzialmente io non lo voglio, perché un utente che vede la cover come prima story potrebbe annoiarsi subito e potrebbe uscire. Io voglio che veda il mio primo contenuto come prima cosa quando entra, non la cover. La cover non mi interessa che la veda, voglio fargli vedere il mio prodotto, voglio fargli vedere le mie foto, voglio fargli vedere quello che è il mio core business. Non mi interessa che veda l'icona, capito? È potenzialmente pericoloso. Quindi come faccio a toglierla? Se semplicemente la rimuovo, viene rimossa anche la cover dal mio profilo, quindi non è il modo giusto di agire. Il trucchetto per aggirare questo problema è semplicissimo. Bisogna postare la prima foto, quindi la prima grafica, la cover, bisogna postarla come story visibile solo agli amici stretti. Se non avete impostato gli amici stretti, ve lo chiede al momento, è quel tasto con la stellina verde. Cliccate quello quando postate la storia invece di postarla come storia normale. Vi chiederà di impostare degli amici stretti se non ne avete mai impostati. Io imposto sempre l'altro mio account, così solo l'altro mio account vede le stories in evidenza all'interno del blocco delle stories. Tutti gli altri utenti vedono la cover e poi hanno le stories quelle giuste all'interno. In questo modo che cosa succede? Io non la vado più a togliere quella story. Io una volta che carico la story come visibile solo agli amici stretti, creo un highlight da quella, mi si viene a creare la mia storia in evidenza con la copertina giusta perché l'ho appena fatta, quindi è centrata e allineata correttamente. A quel punto quella storia rimane lì, ma è visibile solo a me. È visibile solo a me nel momento in cui si clicca, quindi gli altri utenti non la vedono, però la cover sul mio profilo è visualizzata correttamente da tutti. Questo è il trucchetto. A questo punto, una volta che avete fatto questa cosa, potete caricare tutte le stories che volete normalmente. E dopo, una volta che le avete caricate, cliccate il cuoricino in basso a destra e le andate ad aggiungere alla story in evidenza corrispondente, quella giusta, quella del prodotto in particolare per cui avete fatto l'icona. Questo è molto utile perché vi permette di creare un vero e proprio catalogo dei vostri prodotti direttamente sulla pagina Instagram, oppure un elenco di servizi che offrite, oppure una qualunque altra cosa che vogliate mettere in evidenza. Se avete un sito web, questo diventa uno strumento doppiamente potente perché è possibile tramite il sito web collegare il catalogo tramite Facebook a Instagram in maniera tale che le vostre stories possono avere un'etichetta che a click rimandano direttamente al catalogo del sito web, quindi con i prezzi e con la possibilità di acquistare direttamente. Si può anche non usare in questo senso, nel senso che non è obbligatorio connetterlo a un e-commerce. Per esempio ci sono alcuni clienti che io seguo che fanno semplicemente vedere alcuni loro prodotti, ci sono altri clienti che fanno semplicemente vedere dei contenuti che vogliono mettere in evidenza, che hanno piacere a condividere, quindi non è solo per vendere. L'importante è capire come funziona, perché conoscendo lo strumento si può decidere qual è l'utilizzo migliore che se ne può fare a seconda della propria attività. Una banalità, nel mio caso io mi occupo di immagine, per cui le mie stories in evidenza mostrano delle immagini che io ho realizzato, sono una sorta di portfolio molto fluido perché è fruibile in maniera molto semplice e molto immediata. Quindi semplicemente visitando il mio profilo di Instagram a click si può vedere la sezione che io dedico alla fotografia di interni, dove ci sono dei lavori che ho fatto per la fotografia di interni, la fotografia industriale, ci sono alcuni scatti selezionati da me per quanto riguarda la fotografia industriale. È una sorta di, come dicevo, portfolio fluido, nel senso che allo scroll e al click, se uno è interessato alla fotografia di interni può vedere che cosa ho fatto, se è interessato alla fotografia di food può vedere che cosa ho fatto, sempre corredata da icone, perché questo aiuta la fruizione, nel senso che dà una pulizia, dà una quadratura al profilo e dà anche a chi guarda la percezione giusta, peraltro non è che si imbroglia, la percezione giusta che ci sia un lavoro dietro. Avere le icone secondo me è molto importante e dà al profilo un tocco in più rispetto all'usare semplicemente la prima foto come cover, perché
usare la prima foto come cover è quella che fanno gli utenti da casa, è quello che fanno i dilettanti, quello che fanno dilettanti non nel senso negativo, ma nel senso di non professionisti, è quello che fanno i non addetti ai lavori. Nel momento in cui io vedo un account di Instagram con le icone, il mio primo istinto è di dire qui c'è dietro del lavoro. Non, cioè è un pensiero, non sto neanche più a fermarmi a dire qui c'è dietro del lavoro, però lo capisco immediatamente, se ci sono le icone fatte è un utente che sta dietro al suo account. Questo indipendentemente dal numero di follower che può avere o di like che porta a casa, però comunque è una persona che ci sta dietro e ci lavora. Per dare ovviamente questa impressione bisogna lavorarci per davvero, perché sui social è vero che è tutto gratis, compresa l'app che vi ho fatto vedere, ma è anche vero che nessuno ti regala niente. Quindi se vogliamo fare tutte queste cose, io adesso vi ho fatto vedere come si fa a fare un highlight. Abbiamo creato un highlight per un prodotto. Ci abbiamo messo relativamente poco, questo lo dite voi perché ve l'ho fatto vedere un pochettino più rapido di quello che ci ho messo veramente a farlo. La verità è che a fare queste cose ci vuole molto tempo. Non vi sto a dire cifre perché dipende dall'app che si usa, dal numero di foto, dal numero di highlights, dal tipo di cliente, da mille cose. Se bisogna fare degli aggiustamenti o se sono già tutte pronte così le immagini. Io ho scelto apposta un cliente dove erano già tutte pronte perché volevo farvelo vedere, non ho lo sbatti di dire ok, questa foto non va bene, allora la sistemo prima di metterla dentro negli highlights. Capito? No, non sono tutti così i clienti, non siete così neanche voi. Se voi fate contenuti su Instagram, le vostre foto non sono render perfetti, saranno da sistemare, quindi ci vuole un sacco di tempo per fare tutte queste cose. Per fare un highlight magari ci mettete un'ora. Ovviamente man mano che ne fate ci mettete sempre di meno, però dovete pensare al traguardo finale, che poi non è mai finale perché i contenuti poi si aggiungono, ma un traguardo intermedio e dire oh, va bene, adesso sulla mia pagina c'ho almeno 4 icone con le stories in evidenza. Le icone, vi do un'altra dritta, potete andare su un bellissimo sito che si chiama flaticon.com, da cui potete scaricare semi gratuitamente tutte le icone che volete. Dico semi nel senso che in realtà loro vi chiedono di iscrivervi e vi chiedono un piccolo contributo, o se non potete dare il contributo vi chiedono quantomeno di citare l'artista che ha disegnato le icone. Quindi se mettete la dicitura da qualche parte, l'icona tal dei tali è di Tizio, in realtà potete prenderle e usarle con parsimonia, mi raccomando, c'è gente che ci lavora dietro, quindi non è mai bello fare man bassa senza pagare, però insomma dipende anche dall'attività che avete, perché cioè se siete una multinazionale, cosa di cui dubito perché non stareste guardando questo video, se siete una multinazionale non vi costa niente dare un euro per un'icona comprata su Flaticon. Se viceversa siete studenti, studentesse, ragazzi giovani che stanno cominciando a creare contenuti, io non ci vedo niente di male se prendete le cose gratuitamente dalle piattaforme che le concedono gratuitamente e le utilizzate sperando di arrivare un giorno a potervi permettere di pagarle, perché è così che si comincia. Quando vi danno una cosa gratis, voi la prendete, la usate, se riuscite a farne buon uso tornerete un giorno e la comprerete, e comprerete delle altre. Quindi questo secondo me è il mindset migliore per muoversi in questo ambito digital. E io spero che i contenuti di questo video possano esservi serviti, possano avervi illuminato sulle infinite possibilità che potete mettere in campo per migliorare la gestione dei vostri social, per renderli più appetibili per potenziali clienti. Attenzione, non si tratta solo di vendere, si tratta anche semplicemente di rendere più bello, più ricco il vostro profilo, in maniera tale che quando andate a compiere delle azioni, qualsiasi, che siano mettere un like a degli altri utenti, che siano commentare delle cose, che siano usare il bot, perché per carità lo sappiamo benissimo che alcuni usano il bot, quindi se state usando un bot, se state facendo una qualsiasi cosa, state facendo una sponsorizzata, qualunque cosa, dovete pensare che nel momento in cui fate la vostra mossa, gli utenti per risposta verranno a vedere il vostro profilo, verranno a vedere il vostro profilo e diranno oh toh, guarda quante belle icone con tutti gli highlights in evidenza, quanta roba che ci hanno messo dentro, quanto lavoro che c'è dietro. Ok, nessuno starà a incensarvi, a pensare a tutte queste baggianate, ok? Però la percezione del lavoro che avete fatto in qualche maniera arriverà, e arriverà a chi deve arrivare. Non è detto che arrivi a tutti, però se a uno interessa il vostro prodotto, quello ci farà caso che vi siete fatti tutto questo sbattimento per mettere in ordine tutti gli highlights. Quindi vi ho dato gli strumenti, vi ho spiegato come si fa. Ragazzi, è il momento di far andare i pollici.